Ma stasera, cioè, è andata benissimo. Guardate che principessa questa sera. E adesso verrà sotto al braccio di questo ragazzo giovane e carino. Perché nonno mio c'ha la testa stretta e la pancia grossa. Quindi è un coccodrillo, gli ho avuto danni di entità. Cioè, queste sono tutte le foto. Qua è... Cioè, nonno tuo hai detto? 93 anni e martedì. No, ah, la pancia, cosa hai detto? La testa piccola e la pancia grossa. Si vede. Chi c'è dentro? La zia Gianna. La zia Gianna c'è dentro, che sta al top, che comanda. Guarda come guarda Elisabetta, bellissima. No, ma è stupenda. Sì. E adesso sei la cosa troppo bravo. La cosa più bella è andare a fare un giretto. Sta pieno e sta pieno. Qua abbiamo un microfono speciale. A me piace il nonno, Paolo. Elisabetta Franti. Presente. No, senza fuori. Vai fuori, fuori? No, sì, c'è una... Cioè, questa macchina è concepita. Ma è stupenda. Speciale. Ariccione. Ariccione, Elisabetta. Ore di anche l'ora, perché io non ho mica più 20 anni, eh. Cioè, già essere un ospite speciale a quest'ora è specialissima l'ospite. È super speciale. Ore quasi l'una. Ma Ariccione. Non troppo una. Ariccione sull'Abarth. Top. Sono io, sì. Elisabetta. Mi ha caricato sull'Abarth. Ha detto così. È fantastico. Con il nonno Faustino. E la zia. E. E nonna Maria. E nonna Maria. Che assomiglia a Maradona. Non c'è senso. Chiamata anche Maria Dona. Stiamo facendo tutto in sicurezza. Cioè, è così. Facciamo guidare Elisabetta. Ma la vuoi guidare? No. Ma sto rumore. Adesso Elisabetta è tranquilla sulla macchina. Sa che comunque. Io sono venuto da mio marito che è bello maraglio, come si dice a Bologna. Ma io? Di più. Tu ma che bella più. Che sei. E ma poi... è truccato? Eh? È truccato? Il no, motore? Io mi sono truccato. No, il motore. Ah. Il motore non lo so, prima di uscita ha fatto. Oh my God. Guarda. Poi c'è un pulsante Scorpio, tu che segno sei? Sagittario. C'è il pulsante del Sagittario? Ecco. No, questo è Scorpione, guarda. È un po' più potente, ma non tanto. Senti. Com'è sta 500? La sta 500 è pazzesca. Mi sembra di essere su una macchina da... mio marito 3 settimane fa è andato a provare a Modena, aiutami. C'è quella formula. Culatello a Modena. No, c'è quella macchina pazzesca là. Ferrari. No, non la solo. La Lambo. No, non solo la Lambo. La Pagani. La Tesla. La Zolla, la Pagani. Pagani. No. È andato a provare la Pagani. Comunque questo ragazzo, oltre ad essere giovanissimo e simpaticissimo, io non è che salgo su tutte le macchine degli sconosciuti all'una di notte a Riccione. Lo facevo 40 anni fa. Fa anche delle cose per delle cause molto belle. E quindi ragazzi molto belle, sì. E quindi come diceva lui, a volte nascono delle sinergie da uno sguardo, da piccole cose, anche fra due mondi completamente diversi. Quindi prossimo ospite a casa sempre io vado in Umbria nella casa schifo, l'ha detto lui, l'ho detto io che la mia casa, cioè, è un po' casa schifo, sì. A mangiare le tagliatelle della nonna. È vero. Nonna Maria Dona. Che
pensa se sanno che io sono qua sopra questa macchina che fa così rumore. Ma guarda che è radio, se lo sapesse Alan. Bellissimo. Ciao Alan. Ragazzi, beh, no, lui Elisabetta è numero uno. Grazie. Numero uno, veramente. Cioè, oltre, boh, vabbè, grazie mille. Ma grazie a te. Poi... Oh! No, non è vero. George Clooney. Porco cane, che ride. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta. Vai, foto. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Oh, adesso potremo tornare. Ma anche te ti hanno riconosciuto, eh? Sì, vabbè, ma io. Ciao, grazie. Ciao. Foto, no? Vabbè, veramente. Ma devo fare il pennello un po' così come lui. Vai. Vuoi con la sgassata o senza? Oh, presa con la sgassata precisa. Ciao, grazie. Buonanotte. Ma è una borsetta. Non è Franca. Non è Franca. È Franca. Allora, 2 su 10, buono. Buono, buono, buono. Oh, presa con la sgassata precisa. Ciao, grazie. Buonanotte. Ma è una borsetta. Non è Franca. Non è Franca. È Franca. Allora, 2 su 10, buono. Buono, buono, buono. L'esperimento è uscito. Sì. Ma famo un reality. Bello. Sì, dovresti farlo. No, vabbè. Il nostro viaggio finisce qua. È stato super piacevole. Un ringraziamento speciale a Elisabetta. A te? No, no, ti vorrei dire che sei più famoso di me, sai? No, non è vero. Ma tutti i ragazzini a Riccione dicevano sei quello di Perugia. A me non mi conosceva nessuno. Vabbè, ma. E poi uno ti ha detto, zio, fammi 0-100. Ma cosa vuol dire 0-100? Te lo spiego il prossimo giorno. Mamma mia. Numero uno, vai. Vai, numero uno.